dell'assessore Scajola al borgo di Balestrino che deve essere comunque recuperato. Quali sono le istanze del sindaco Gabriele Smarro? Innanzitutto bisogna constatare che qui a Balestrino si è fatto un ottimo lavoro. La regione già in passato, anche con le precedenti amministrazioni, ha sostenuto queste opere di riqualificazione di un comune importante, un comune anche sotto un profilo storico-architettonico di primissimo pregio. Sono tanti i comuni che sono nella situazione di Balestrino, ovvero che necessitano degli interventi per riportare alla luce, in poche parole, un centro storico stupendo e meraviglioso. Con Balestrino noi possiamo iniziare come regione un dialogo costante che porti a degli accordi e delle regie comuni per cercare innanzitutto di incentivare i privati, perché credo che questi interventi di riqualificazione non ci possano essere senza l'importante sostegno dei privati, ma fare anche una regia in mezzo alle tante norme che spesso sono complicate e rendono i lavori difficili, trovare il modo per avere un percorso più semplice. Un percorso più semplice per comuni come Balestrino, ma per i tanti comuni che ci sono in Liguria nella stessa situazione di Balestrino, ovvero comuni molto belli ma che hanno un centro storico che necessita di interventi importanti e che possono essere in questa maniera rimessi a nuovo e quindi rilanciati su un discorso turistico di promozione del nostro territorio, che è l'obiettivo che deve avere la Regione Liguria. E Balestrino in questo comunque potrebbe diventare un modello, un esempio da seguire anche appunto per altri borghi. Assolutamente, esattamente. Il caso di Balestrino non è un caso specifico solo di questo comune. Questo comune è un comune importante perché è un centro storico sicuramente di particolare pregio, ma ripeto, sono diversi comuni della Liguria, soprattutto i piccoli comuni, spesso nell'entroterra, che hanno questo tipo di situazione. Noi dobbiamo come regione trovare normative, trovare un percorso tecnico amministrativo che faciliti gli interventi dei privati, faciliti anche quando si può, ovviamente, interventi pubblici per riqualificare e avere una Liguria sicuramente più bella e più competitiva da un punto di vista anche turistico.